sua perfetta relazione, il professore Barbazzo ha accennato anche alla risoluzione che riguardava lo scioglimento del Comintern, fondamentale. Perché nel febbraio del 1943 c'è stato Stalingrado, c'è stata la battaglia di Kursk, a distanza di pochi mesi, anche per rassicurare gli alleati, perché l'obiettivo dei sovietici era anche quello che questo modus vivendi con gli alleati continuasse anche dopo la guerra. Scusa Marco. Però io credo, qui chiedo l'aiuto del professor Papagalli, che l'elaborazione delle vie nazionali trova la sua teorizzazione nella stessa risoluzione come interno. Come la prima linea per capirci. La profonda differenza delle vie di sviluppo storico di ogni paese del mondo, il diverso carattere, persino la contraddizione degli ordini sociali e così via, se leggiamo attentamente la risoluzione del comitè, di scioglimento del comitè, noi troviamo la teorizzazione delle vie nazionali. Dopodiché si accennava adesso la io di Siena alla via nazionale cinese, alleanza comunità, in Italia, nelle condizioni dell'Italia, nell'epoca si trova questa soluzione del governo Badoglio l'obiettivo principale era quello della sconfitta dell'antifascismo, ma la teorizzazione è questa, e si legge, se si legge attentamente la risoluzione comunità. Non so se siamo d'accordo. Poi si potrà discutere tra di noi fino a che punto la teorizzazione trova una coerenza e rispetto a parte di tutti, se poi pensiamo che 20 anni dopo c'è la polemica di Berlinguer che interviene e parla di pluralismo, mentre i sovietici correggono la parola pluralismo, perché nella loro concezione il pluralismo anche dal punto di vista filosofico è in sostanza il potere che appartiene a più corpi della società, quindi comprese magari le lobby, la massoneria, eccetera, eccetera, e sostituiscono il termine pluralistico usato da Berlinguer con il termine monocabrasi, cioè multiforme. Quindi non sappiamo poi se questa risoluzione del Comintern, diciamo, viene fatta coerentemente propria da tutti quelli che si sono succedono. Però, almeno dal punto di vista storico, la teorizzazione delle vie nazionali nasce con la risoluzione firmata anche da Togliatti per Dimitrov, e se la andiamo a leggere in tutta la sua portata, io credo che quello sia il punto iniziale delle teorizzazioni delle vie nazionali. Grazie.